molto in band. Due doppi con due doppi senza. Hello everybody, we are the Swing Rovers from Palermo in Sicily. We're proud to be here at Coco. Are you ready to have an amazing electro swing night? So now put your hands up in the air, everybody with me, come on! Tipo. Welcome, long time, why me? Hello! Will you please give it up all the way from Palermo in Italy to get you warmed up? Please welcome the Swing Growers. All'inizio, quando sali veramente proprio sul palco, sì, c'è la tensione, però appena parti è fatta, sei lì, quindi già sei rovinato. Poi è una cosa importante, è comunque è vero che il frontman deve sapere interagire, deve sapere attivare comunque l'audience, però se hai un pubblico caldo, ti passa tutto nel giro di due, cioè tu sali là sopra, vedi la gente, i sorrisi della gente, importante. E ti passa tutto, cioè ti senti sicura, perché la gente ti fa sentire sicura. Sì, Alessio non ha emozioni, lui è sempre... No, Alessio... Iceman! Molto spesso magari si trasforma appunto la tensione in adrenalina, in energia, adrenalina. Da scaricare... Sì. We are the Swing Growers from Palermo, in Sicily. To be here tonight, it's been a dream for us to open for Caravan Palace tonight. Put your hands in the air with me. Come on. Mi hanno detto ci sarà una sorpresa. Bella, Coco sold out, 2000 persone, ho detto madonna, la sorpresa, ora vattela a gestire questa sorpresa, chissà che devono combinare. Quando stavamo per iniziare ho detto sentiti l'intro, senti la prima canzone, ho detto vabbè. Via via, vieni via con me, niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via con me è semplicemente una cover che abbiamo scelto di fare per fare una sorpresa a Giulio. Via via, vieni via con me. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. In un solo anno abbiamo girato tutta quasi tutta Europa. Aprire il gruppo che li ha ispirati. Labbra definite da rossi, incandescenti, portamento raffinato, gambe saltellanti, per rivivere di nuovo le storie di un tempo che passato era stato ed oggi ritorna. Dal nord Europa con il retro e il vintage, che anche nei vestiti, nel modo di vestirsi, quindi nel dress up delle persone, a poco questo trend è arrivato anche alla musica e sta avendo, diciamo, il boom ora da circa 2 anni a questa parte. Provengo, diciamo, da un genere, dallo swing vero e proprio, dallo swing manouche. E non si separa mai dalla sua chitarra, come potete vedere. Mi la toccate perché la sua bambina mi morde. Tutti che ti piace della musica? Per quanto mi riguarda, adoro la musica del passato, mi piace tantissimo lo swing. Ed è interessante appunto questa evoluzione che sta prendendo questo swing, perché comunque è un genere retro che guarda, diciamo, all'innovazione, poi. Quindi è molto interessante. È bello che non venga abbandonato comunque il vintage, ma venga riproposto e magari per non annoiare, quindi anche essere ristrutturato e magari sì, rimodellato. This is Swing, quella che abbiamo fatto prima, semplicemente è una descrizione di quello che è il swing per me, vecchio che suona il mandolino su un paesino, comunque dei chitarristi che viaggiano con la mente e fanno scale con i salti mortali. Capace di passare il
Cioè io sto tutto il concerto con l'ansia di fare i salti mortali, di fare tipo... Cioè, in base al riscontro. Sì, sì, sicuramente il pubblico fa tantissimo a livello emotivo. E per esempio in Inghilterra il pubblico è... Amazing! Molto caldo. Amazing! Allora, perché la gente in Italia è molto accogliente, molto calorica. Calda. Dicendo, molto calorosa. Un po' calorica. Però... E nel momento in cui forse c'è un non lo so che cos'è, se forse ha paura della novità. Okay, da noi c'è molta più paura del nuovo, è questa la cosa. Mm-hmm. Mentre in Inghilterra, soprattutto Londra, sforna, investe sempre su generi nuovi. Loro sono stati molto bravi a cogliere in pieno il trend attuale e magari con la collaborazione mia qua a Londra, il networking, portarlo in giro per l'Europa. Senza Ciao invece è interessante verso da scrivere. Perché è l'unico, intanto finora, nostro pezzo in dialetto siciliano. Era un po' una sfida riuscire a portarlo in giro per l'Europa. È nato da un gioco, non è un progetto messo a tavolino, diciamo sì. Vai, facciamo questo perché diventeremo famosi. È nato da un gioco, sono nate le prime tracce, insomma è andata bene. Adesso con Alessio cambierà un po' tutto, nel senso che si sta inserendo anche lui nella produzione. Quindi poi vi faremo sapere come procederemo. Come si evolverà.